Eccoci ritrovati, e questa sera siamo contenti di ritrovare Felice Vinci. Ciao Felice, ben ritrovato. Salve, buonasera a tutti. Allora, caro Felice, era stata molto interessante la puntata che avevamo fatto l'anno scorso e quest'anno ti ritroviamo per un motivo, perché abbiamo già intravisto una parte della copertina. Questo è il tuo nuovo libro, I misteri della civiltà megalitica, storie della preistoria del mondo. Allora, quindi le tue ricerche sono andate avanti. Allora, perché questo nuovo lavoro, come nasce? Allora, queste mie ricerche sono andate avanti nel senso che sono tornate indietro perché mi sono cominciato ad occupare di un mondo, di un periodo della storia, anzi della preistoria, precedente a Omero nel Baltico, di cui ci eravamo occupati un anno fa. In che modo? Nel corso di queste mie ricerche sul mondo antico, devo fare una premessa. Mi sono imbattuto già da un certo tempo in una cosa molto interessante. Ho fatto uno studio che è stato pubblicato su una rivista scientifica italiana e poi anche su altre riviste all'estero, insieme con un amico filologo Arduino Maiuri, in cui ho mostrato qual è il nome segreto della divinità protettrice di Roma. Anzi, probabilmente si tratta del nome segreto della città di Roma, su cui tanto si è parlato per tanto tempo. Di che si tratta? Tutto è cominciato quando, 2 o 3 anni fa, ho cominciato ad occuparmi del perché Ovidio, il poeta romano, famoso per tante sue opere, a un certo punto venne dall'imperatore Augusto mandato improvvisamente in esilio. Ragione di questa condanna all'esilio non è stata mai saputa, perché lo stesso Ovidio dice in una sua opera Itristia, che scrisse proprio dall'esilio a Tomi, una città del Mar Nero, all'estremità dell'impero romano, alle foci del Danubio, dove venne proprio scaraventato all'improvviso da Augusto. Lui scrive che non poteva dire di che cosa, per che cosa era stato incriminato, però ci dà anche una chiave per cercare di capire che cosa fosse la realtà di questo crimine, perché ci dice che questo crimine era legato alle ultime cose che aveva scritto, ultima me perdunt, dice in latino. A quel punto io sono andato a rivedermi i suoi ultimi lavori. In pratica, lui aveva lasciato, a causa di questa condanna, aveva lasciato a metà interrotto un suo lavoro, I Fasti, in cui raccontava le vicende, anzi, le feste del calendario romano. Era un lavoro che doveva essere articolato su 12 libri, uno per ogni mese dell'anno, e invece poi lui ne riuscì a finirne solo 6, perché dopo aver finito il mese di giugno, le feste del mese di giugno, venne appunto mandato in esilio a Tomi, nell'attuale Romania, come accennavo prima. Allora sono andato a guardarmi verso per verso tutti i versi dei primi 6 libri dei Fasti per vedere se trovavo qualche indizio di questa colpa che lui ammette essere meritevole della pena di morte. Anzi, lui ringrazia anche l'imperatore Augusto di averlo graziato perché era meritevole di pena di morte. Invece Augusto commutò la pena nell'esilio. Fino a che nel quinto libro, dedicato al mese di maggio, che è il quinto mese dell'anno, ho trovato una cosa molto particolare che mi ha insospettito. Lui collega l'origine di Roma, i primordi della fondazione di Roma, con la costellazione delle Pleiadi e con la stella Maia. Ma perché? Io sono andato a informarmi con il mio amico Arduino Maiuri, di cui ho accennato prima,
grande filologo, con cui poi abbiamo firmato l'articolo che abbiamo pubblicato su questa rivista scientifica, Appunti Romani di Filologia, e lui mi ha subito detto che questa connessione tra i primordi della fondazione di Roma e le Pleiadi non erano mai state dette da alcuno, né greco né romano. È molto strano questo. Oltretutto Ovidio stava scrivendo un poema istituzionale che gli era stato commissionato da Augusto, per cui non si può pensare che si fosse inventata questa connessione. Insomma, studiando un po' la cosa, mi sono accorto che 90 anni prima di questa vicenda di Ovidio c'era stato un nobile romano, Valerio Sorano, che era stato condannato a morte per il reato di avere propalato il nome segreto di Roma. E a questo punto mi sono chiesto se non ci poteva essere un collegamento tra questa cosa che racconta Ovidio, che evidentemente era un tabù perché gli altri scrittori romani non ne parlano mai, questa connessione tra le Pleiadi e la Stella Maia e questo nome segreto. E in effetti la costellazione delle Pleiadi in qualche modo viene rispecchiata sulla terra dalla disposizione dei sette colli di Roma, circondati dalle mura serviane. La cosa non può essere casuale, perché poi, al di là della schematizzazione che è stata fatta dei sette colli, praticamente si vede che i picchi a est di quell'ansa del Tevere che costituiscono in realtà il centro storico di Roma, cioè i sette colli, di picchi ce ne sono molti di più, perché è una zona molto accidentata. Per cui è come se questi sette picchi che costituiscono i sette colli fossero stati scelti apposta per essere inseriti nelle mura serviane costruite nel V o IV secolo avanti Cristo. Per cui ci fu una specie probabilmente di piano regolatore che mirava a far sì che la proiezione sulla terra delle Pleiadi fosse rappresentata dai sette colli. Roma è nata come una città santa, una città sacra, proiezione sulla terra di una realtà celeste, e la Stella Maia, quella centrale delle Pleiadi, considerata la più importante, corrisponde infatti al Colle Palatino, il quale Colle Palatino è il luogo dove Romolo fondò la città quadrata e sta al centro, come Maia sta al centro delle Pleiadi. Insomma, Maia è il nome segreto di Roma e della sua divinità protettrice. Roma è nata come città sacra. Non se ne doveva parlare perché per i romani era considerato alto tradimento propalare questo nome, perché poteva essere utilizzato dai nemici di Roma con arti magiche per danneggiare la città di Roma, e perciò era assolutamente vietato parlarne, era un tabù. Nel V secolo d.C., quando ormai il mondo pagano era finito, era subentrato il cristianesimo, uno scrittore tardo romano, Macrobio, parla infatti di Maia, la chiama la Bona Dea, che era in effetti una divinità protettrice di Roma di cui non si poteva dire il nome, e dice che corrisponde alla Madre Terra. E per cui questo apre un abisso di prospettive nuove, perché sono molte le città del mondo costruite su sette colli. Tra l'altro, il collegamento tra Roma e le Pleiadi è confermato, una volta scoperto che è legato alle Pleiadi il nome di Roma, dal fatto che Roma è stata fondata il 21 aprile, perché il 21 aprile, data di fondazione di Roma appunto, è il primo giorno della costellazione del Toro. Per gli antichi mesopotamici, il Toro era appunto la costellazione che veniva anche chiamata la costellazione delle Pleiadi, perché erano l'ammasso stellare più importante di questa costellazione, e per gli antichi mesopotamici le Pleiadi erano rappresentate come sorgere in cielo nel primo giorno del Toro, che infatti tuttora adesso nel nostro calendario zodiacale, che è una ripresa dell'antico calendario mesopotamico, il primo giorno della costellazione del Toro è il 21 aprile,
per cui il link, il rapporto che c'è tra Roma e le Pleiadi non è solo spaziale, i sette colli e la stella Maia al centro a cui corrisponde il Palatino, ma anche temporale, calendariale. Roma nasce con il sorgere delle Pleiadi. Per cui a questa cosa poi si aggiunge una terza prova, il fatto che scopriamo anche perché Ovidio si lasciò scappare questo segreto che poi gli costò l'esilio, appunto, come dicevo prima, perché lui era originario di Sulmona ai piedi della Maiella, dove tuttora ci sono delle leggende che collegano la Maiella alla stella Maia, da cui la Maiella avrebbe preso il nome. Maia, che nella mitologia greca è anche la madre di Hermes, il grande dio, è una grande dea, è una dea stella, e tuttora ci sono leggende nella zona che appunto si riferiscono a questo. Perciò Ovidio, giovane provinciale arrivato alla corte dell'imperatore, è diventato in realtà poeta di corte di questa grande realtà che era la Roma imperiale al suo inizio del suo impero, quando scrive sull'argomento della fondazione di Roma non può fare a meno di commettere il suo grande errore, che è quello di collegarla appunto con Maia, che però comportava la pena di morte. Maia e le Pleiadi, che però, e qui torniamo a quanto stavo dicendo poco fa, si trovano tante città antichissime legate anch'esse ai sette colli. Una è Teheran, capitale dell'Iran, che è fondata almeno nel terzo millennio avanti Cristo. Poi c'è Gerusalemme, poi addirittura c'è la Mecca. La Mecca è straordinaria perché si chiama Makkah nella lingua araba, anzi viene chiamata dagli arabi Makkah al-Mukarrama, che vuol dire la Santissima Makkah, che poi diventa Mecca in italiano. Ma Cicerone chiama Maia la Santissima Maia in un suo lavoro chiamato Aratea, in cui traduce un poema geografico e astronomico appunto di Arato di Soli, che era un poeta greco, lo tradusse in latino. Lui chiama la Santissima Maia quando enumera le sette Pleiadi. Per cui abbiamo una correlazione con vari miti che si riferiscono alla fondazione di città anche lontanissime tra loro. Un'altra città santa è Armagh, poco nota in Italia, è la capitale del cristianesimo irlandese, ma prima di diventare cristiana fu la capitale del mondo celtico irlandese, e ci sono resti del terzo quarto millennio avanti Cristo legati al megalitismo. E praticamente, e poi ci sono altre città altrettanto interessanti. Ah, volevo dire che Armagh vuol dire Ardmaka, che vuol dire la collina di Maka. Maka era una grande dea celtica, e vedi caso il suo nome coincide con quello che ci hanno tramandato gli arabi, ed è molto simile a Maia, ma c'è un'altra dea molto simile che si chiama Mazu, addirittura nella lontanissima Cina, dove la dea di Macao, una città cinese, anch'essa molto antica, anch'essa su sette colli, come Armagh e come la Mecca e come Gerusalemme, Teheran, e ce ne sono ancora altre sparse per il mondo, ma qui non posso continuare su questa cosa, sennò praticamente ci perdiamo poi quello che è l'essenza del mio libro nuovo. Perché partendo da qui e ricordando come il megalitismo in Europa, secondo gli studi più recenti, risale al quinto millennio avanti Cristo, scopriamo che il megalitismo nasce proprio nel mondo celtico, dove appunto troviamo Armagh, che è molto antica come città, ma soprattutto nasce nella Bretagna francese. Dalle parti della città di Vannes c'è il grande sito di Carnac, dove abbiamo migliaia di menhir, di altri monumenti megalitici, e anche questo è di grandissimo interesse, perché andando a fare degli studi e correlazioni nell'area di Carnac scopriamo prima di tutto
il significato dei menhir, su cui si discute da tanto tempo, questa specie di grandi colonne di pietra che si ritrovano in tutto il mondo, perché qui una cosa importante da dire subito adesso è che il mondo megalitico, che appunto in Europa nasce attorno al quinto millennio avanti Cristo, si ritrova con caratteristiche simili dovunque, si trova in Africa e si trova appunto nel mondo celtico, a partire dalla famosissima Stonehenge, ma in Italia quanti luoghi megalitici con mura megalitiche abbiamo, dal basso Lazio a tanti luoghi sparsi dal Piemonte, dalla Val di Susa, in praticamente tutto il territorio italiano, anche legati ai luoghi dove ci sono i santuari di San Michele, che è legato anch'esso a questo discorso. Ma poi parliamo dell'Oriente, parliamo dell'Estremo Oriente, in India luoghi megalitici, in Giappone, in Australia, nella Polinesia e addirittura nel mondo americano, sia Nord America, nelle pianure americane, nelle famose terre dei film western, dei Sioux, dei Comanci, di altri popoli ben noti, dei Kiowa per esempio, e anche nell'America del Sud, pensiamo solo a Tiahuanaco, la famosissima Tiahuanaco, che poi si riconnette a tutto questo discorso, perché sul lago Titicaca, cioè nella zona di Tiahuanaco, troviamo un altro link importantissimo, cioè troviamo le barche di giunchi, le barche chiamate in quella zona cavallitos de Totora, cioè i cavallini di giunco, di canne, che si ritrovano uguali in Sardegna, per esempio nello stagno di Santa Giusta, abbiamo delle manifatture molto simili, e si trovavano dove? In Mesopotamia, le barche di giunchi dei Sumeri sono state copiate da Thor Heyerdahl nel 1970, quando lui voleva dimostrare che partendo dal vecchio mondo, dalle coste europee o africane, si arrivava in qualche modo, anche in tempi preistorici, fino in America, costruì la barca Ra. Questa barca di giunchi, dato che non c'erano più né egizi né sumeri in grado di costruirla, lui se la fece costruire dagli Aymara, quella popolazione del lago Titicaca di cui parlavo prima, perché ancora lì sono in grado di fare, hanno questa tecnologia. Ma a questo punto però noi poi possiamo trovare anche dei link col mondo sumerico, e questa è un'altra cosa interessantissima che è venuta fuori in questa mia ricerca, naturalmente. Io non posso, parlare più di tanto, perché potremmo stare ore e ore soffermandomi sui tanti argomenti che stanno appunto nel libro, in questo Misteri della civiltà megalitica, ma una delle cose più interessanti che è venuta fuori è questo link che c'è tra Sumeri e Celti, ricordando come il mondo dei megaliti, come emerso da studi fatti dalla Bettina Schulz-Paulson, c'è stato un convegno all'Università di Göteborg abbastanza recentemente, in cui appunto si è stabilito il quinto millennio avanti Cristo con zona Carnac in Francia per l'inizio della civiltà megalitica. Troviamo un rapporto straordinario col mondo sumerico. Anche qui dovrei parlare per ore, posso qui dire però che tra mondo sumerico, mondo della Sardegna, che è come un grande archivio di tante memorie, sia di monumenti, ma anche di folklore, leggende e tutto un insieme di cose che danno univocamente l'idea appunto di questo archivio antichissimo, che si può decrittare poi con dei confronti appunto con altre civiltà. Il mondo irlandese, di cui vi ho detto prima, di Armagh, dei Sette Colli, abbiamo tutta una serie di collegamenti, per cui ad esempio, e faccio solo uno dei tanti esempi di rapporti che ci sono tra il mondo irlandese e il mondo dei Sumeri, che poi arrivano, i Sumeri si caratterizzano dal fatto che arrivano probabilmente per via marittima, infatti
la cosa curiosissima del mondo sumerico è che da un lato hanno una lingua isolata, cioè la lingua sumera non somiglia a nessuna delle lingue delle zone attorno, che è molto strano e che hanno lasciato sempre molto perplessi gli studiosi. Dall'altro però c'è anche il fatto che nei loro miti e leggende, nel loro mito di fondazione, si parla del mitico Oannes, una specie di uomo pesce che insegnò loro la vivere civile, le tecnologie, il modo di costruire città e così via, ed è la navigazione, ed era essenzialmente uno che si capisce che era qualcosa che rappresentava qualcuno che era arrivato con delle navi, e questo spiega anche l'importanza dell'astronomia nel mondo sumerico, perché l'astronomia serve per tutti i navigatori per fare il punto, soprattutto nelle grandi navigazioni oceaniche. In pratica, e qui torniamo alla Paulson, in pratica lei dice che non solo il megalitismo nasce in quel mondo, diciamo, celtico della Francia nord-occidentale, appunto, attorno al golfo del Morbihan e alla località di Carnac, ma appunto questo megalitismo ha caratteristiche marittime perché si espande in Europa attraverso la navigazione, il che significa che nel quinto millennio avanti Cristo c'era una navigazione molto, come dire, evoluta già, e questo spiega la diffusione in tutto il mondo del megalitismo, in cui si trovano monumenti megalitici, si trovano leggende e folklore molto simili dappertutto, perfino in Australia, tra gli aborigeni australiani abbiamo i miti delle Pleiadi che somigliano sia a quelli degli indiani americani che a quelli del mondo greco, romano e nordico. Per cui abbiamo una specie di rete che avvolge tutto il pianeta Terra, legato ad una civiltà preistorica che creò una sorta di globalizzazione ante litteram, e non c'è da stupirsi perché attraverso la navigazione già nel 500 gli spagnoli erano arrivati praticamente a cingere tutta la Terra, come dice Carlo V, sull'impero di Carlo V non tramontava mai il sole, in epoca certo molto preindustriale, prima che si arrivasse alle macchine a vapore, al motore, all'elettricità, eccetera. La vita dei nostri trisnonni e quadrisnonni era molto simile a quella di secoli e millenni precedenti, cosa che è stata sottolineata anche da uno studioso della preistoria dell'Università di Liegi, il professor Marcel Ott, che sta seguendo con molto interesse questi miei sforzi di raggiungere questa sintesi di un mondo appunto perduto, ma che ancora rimane appunto nei monumenti, nel folklore, nei miti, nelle leggende, che confrontati insieme, soprattutto quelle greco-romane, ma anche quelle egizie, quelle sumeriche, quelle di tutto il mondo. Vi faccio un altro esempio del link che c'è tra il mondo sumerico e il mondo degli antichi abitanti del Sud America. Sempre vicino al lago Titicaca hanno trovato dei resti archeologici, non solo uno, almeno un paio, il monolite di Pocotia e il cosiddetto vaso fuente, che adesso si trova nel museo di La Paz in Bolivia, in cui ci sono iscrizioni proto-sumeriche. E si può anche trovare un collegamento proprio tra gli Aymara del Titicaca, quelli che poi quel mondo è stato gemellato con quelli dello stagno di Santa Giusta in Sardegna, proprio perché facevano lo stesso tipo di barche allo stesso modo, e questo collegamento si può estendere proprio ai Sumeri attraverso anche per vie ontologiche, ma di questo parlo nel libro. Comunque fino adesso ho già parlato troppo. Parliamo un attimo insieme. Sentiamo un rumore, non so cosa, adesso proviamo a vedere se c'è ancora. Volevo, siccome nel libro si parla anche di altro, volevo anche tornare a parlare di un concetto che magari può anche affascinare, cioè il fantasma di Erne il Cacciatore. Ci racconti un po'? Ah, sì. Allora, in questi miti stellari hanno una grande importanza
i miti legati soprattutto alle Pleiadi e alla costellazione di Orione, considerato il grande cacciatore. E ripeto sempre, questi miti si rassomigliano in tutto il mondo, dal mondo dei Sioux Lakota al mondo appunto nordico. E adesso un esempio: Shakespeare, nel suo Sogno di una notte di mezz'estate, parla di questo Erne il cacciatore, che poi aveva l'aspetto di un cervo, che si aggira nelle fredde notti invernali nella foresta di Windsor. Ebbene, questa vicenda, decrittata opportunamente anche alla luce di tutto il resto, ne emerge il fatto che questo cacciatore che si aggira nella foresta in realtà è una metafora che indica Orione, la costellazione di Orione il cacciatore, che poi insegue sempre le Pleiadi, e gira nel corso delle lunghe notti invernali attorno alla quercia della foresta di Windsor, però si trova in cielo. E di questi miti stellari che poi si possono riportare sulla Terra, ce ne sono diversi e si ritrovano anche, per esempio, nel mondo sardo e un po' dappertutto. Ma una cosa che vorrei anche dire, e ritorno a Karnak, a proposito del significato dei menhir, ma i menhir in Sardegna ci sono anche i menhir maschi e i menhir femmine, a seconda di come sono addobbati e delle caratteristiche che hanno. Andando a vedere nel mondo dei menhir, proprio a Karnak, dove è nata il megalitismo europeo, ricordiamoci sempre che qui si parla di misteri della civiltà megalitica nel mio libro, si capisce che cosa sono i menhir. Sono cippi funerari di morti. Infatti uno dei più grandi campi di menhir di Karnak si chiama Kermario, che vuol dire proprio il luogo dei morti, e che si riferisce probabilmente al fatto che da lì c'era, per quanto vi possa sembrare strano, il punto di partenza che viene indicato da Platone per andare nell'isola atlantica, dove secondo Platone era nato tutta questa civiltà, e che poi si era estesa anche al continente dall'altra parte del mare, di cui Platone parla mettendolo in maniera molto precisa. Per cui lo scetticismo su Platone e su quello che lui dice a proposito di quest'isola atlantica, l'isola Atlantide, lui la chiama Atlantis, Nesos, questo scetticismo è completamente infondato, perché se Aristotele giustamente poteva pensare che Platone dicesse delle panzane perché parlava di un continente oltremare, che naturalmente né Aristotele né i contemporanei di Aristotele e di Platone conoscevano, perché siamo nel IV secolo avanti Cristo, noi nel momento in cui di questo continente al di là del mare sappiamo che esiste, perché è stato scoperto da Colombo 500 qualcosa anni fa, non possiamo avere dubbi sul fatto che Platone ci dicesse delle cose vere e non delle panzane, come è stato insinuato fino a tempi recentissimi, fino ad adesso. E questo discorso però ci deve portare a dare maggiore credito alle fonti antiche, soprattutto se poi hanno dei riscontri. Quando Platone dice che parla delle colonne d'Ercole e si trovano vicino a un porto dallo stretto imbocco da cui poi si parte per andare dall'altra parte del mare, lui si riferisce proprio ad un allineamento di grandi menhir che si trovava proprio lì, vicino a Karnak, ed era praticamente verso l'uscita del golfo del Morbihan, dove ci sono resti antichissimi, e praticamente questa è proprio la zona dove è nato il megalitismo europeo, che forse veniva proprio da quell'isola atlantica che appunto era un po' al centro di tutto questo mondo. Ci sono varie prove, io qui non vi posso stare a raccontarvele tutte perché altrimenti facciamo notte, però lì c'è questo grande allineamento di menhir simili ma più piccoli, così allineati li troviamo anche per esempio nella necropoli abruzzese di Fossa vicino all'Aquila, oppure in Val di Susa vicino alla Sacra di San Michele, e un po' dappertutto nel mondo.
E quello che dice Platone addirittura ci viene confortato dal fatto che lo stesso nome del Gran Menhir Brisé, questo grande menhir che era il capofila di questi 19 menhir che a suo tempo praticamente erano, come dire, ci davano il benvenuto a chi ritornava in quel porto dopo un viaggio lungo e periglioso. Beh, questo grande menhir alto 20 metri e pesante 300 tonnellate adesso sta per terra, ma il suo nome ricorda ancora il nome di Eracles, il nome di Ercole in greco, come lo chiama Platone, davanti al porto dallo stretto imbocco che sta proprio lì, che è quello. Cioè abbiamo non un indizio, ma un sacco di indizi, tante prove che messe insieme ci danno una grande certezza che questo, come dire, intreccio di memorie che abbiamo di vari autori, di varie civiltà, ma tutte concordanti, se lette insieme risultano essere le parti di una specie di enorme puzzle che appunto fa vedere un disegno comune. Nel quinto millennio avanti Cristo il mondo era unito dalla navigazione, da un'arte avanzata della navigazione, forse paragonabile a quella stessa degli spagnoli, ma con un vantaggio rispetto al mondo spagnolo, perché adesso il mare artico è ghiacciato, perciò non si può fare una rotta polare per passare dall'Atlantico al Pacifico, per andare dall'Atlantico al Pacifico, fin quando non hanno tagliato l'istmo di Panama per farne appunto il canale. Bisognava andare all'estremo sud, a Capo Horn, in uno dei mari più tempestosi ed infami del mondo, e di lì si arrivava finalmente all'Oceano Pacifico, arrivando quasi all'Antartide praticamente. Però nel tempo dell'optimum climatico preistorico, cioè dal sesto al terzo millennio avanti Cristo e forse anche di più, c'è stato un clima molto più caldo che faceva sì che il mare artico non fosse ghiacciato, almeno d'inverno non era ghiacciato, e dava una rotta polare per cui, passando per dire dalla Scozia o dalla Norvegia o da Karnak e salendo verso la Groenlandia, si poteva costeggiare in alto, e sempre costeggiando si passava al di sopra del Canada e poi si sboccava nello stretto di Bering, che era la porta dell'Oceano Pacifico. Cioè c'era una rotta polare che permetteva a questa grande civiltà di essere espansa su tutto il pianeta. E così io trovo tantissime testimonianze di tutta questa civiltà mondiale, globale, risalente appunto almeno al quinto millennio avanti Cristo, favorita da un clima che dava questo vantaggio, cioè di unificare con la navigazione. E questa civiltà ha portato la navigazione, e poi si è sviluppata in tutti i popoli con miti, leggende, ma anche metallurgia, perché questi conoscevano la metallurgia, e attraverso questa chiave si può riuscire per esempio a decrittare il famoso indovinello di Sansone nel libro dei giudici della Bibbia, che è rimasto un po' appeso per migliaia di anni, ma c'è la chiave giusta adesso, collegandolo anche con delle scoperte recenti di archeologi israeliani sul loro territorio, di decrittare l'indovinello di Sansone e di capire dov'era la famosa Timna di cui si parla nell'indovinello. Era un centro minerario in realtà. E così, in realtà, attraverso questa navigazione globale e attraverso lo sviluppo dell'astronomia è stato sviluppato il calendario, sono sviluppati praticamente la civiltà come la conosciamo noi, con i suoi segni zodiacali che appunto risalgono al mondo sumero. E così si è avuto la possibilità di avere un insieme di cui poi probabilmente le antiche civiltà che noi conosciamo, che sono state, come dire, le eredi di questa civiltà primordiale comune, queste antiche civiltà avevano comunque un ricordo, una memoria, sia pure mitica. Infatti io mi sono basato su Omero, che fa dei cenni, mi sono basato su Diodoro Siculo, su Plutarco, il quale descrive la costa orientale del Canada e del Golfo del San Lorenzo in una maniera stupefacente, e lì poi si trovano dei riscontri al non meno stupefacenti, che lascio a chi
a chi avrà l'avventura di leggere questo libro, che poi è stato per mesi al primo posto tra i bestseller del per archeologia preistorica dell'IBS, ed è stato anche al primo posto tra i bestseller di archeologia della libreria universitaria, perciò già è abbastanza noto, si è sviluppato abbastanza il discorso, anche per merito dei tanti amici che hanno fatto un tam tam su questo discorso fino adesso. E adesso ringrazio anche l'amico Fabio che mi sta dando questa possibilità ulteriore oggi. Insomma, abbiamo un insieme di cose che ci dicono praticamente di una civiltà molto viva i cui riflessi ci sono ancora adesso. Per esempio, ho accennato a San Michele, probabilmente che è l'ultima memoria del grande dio fenicio Melkart, che poi divenne Mercurio, Mercurius in latino, e poi in molti siti megalitici sono state costruite le abbazie di San Michele. Una delle più famose è la Sacra di San Michele, un'altra è quella che si trova sul Gargano. Insieme fanno un gruppo che viene chiamato la Spada di San Michele, che ha delle stupefacenti caratteristiche anche proprio come collocazione, perché sono tutte quasi allineate su un meridiano, no, non su un meridiano, ma su un cerchio massimo della Terra. Voglio dire, abbiamo tante prove che tra l'altro questo discorso era in parte forse noto di una civiltà primordiale comune allo stesso Dante Alighieri, perché attraverso questa chiave, proprio quest'anno è uscito il libro, è uscito praticamente alla fine dell'anno scorso, ma quest'anno è il 700° di Dante Alighieri, vorrei dedicarlo anche a lui, perché in qualche modo io ho trovato la risposta a 4-5 quesiti, diciamo, che da 700 anni affliggono gli studiosi di Dante Alighieri. Naturalmente sono tutte risposte ipotetiche, poi saranno gli studiosi, anche voi lettori, a valutare quanto le mie risposte a certi indovinelli, come quello del papè Satana Leppe, che inizia il settimo canto dell'inferno, oppure cosa era la mala striscia nell'ottavo canto del purgatorio, uno strano serpente che appare in cielo, oppure quali erano i famosi tre colori con cui Dio appare alla fine del paradiso, in tre cerchi di tre colori e di una continenza. Dante parla solo del color rosso, degli altri due non fa cenno. Oppure il famoso messo dal cielo che nel nono canto dell'inferno permette a Dante e a Virgilio di entrare nella città dei dannati, nella città di Dite, nome anch'esso che si può ricollegare a un mondo molto antico. Cioè, voglio dire, abbiamo l'insieme di una cultura globalizzata al di là di ogni limite, che trova poi il suo riscontro persino in Polinesia, dove troviamo tutta una serie di riscontri straordinari, addirittura che si estendono fino all'Iliade e all'Odissea, di una civiltà con degli studiosi come il grande navigatore, il De Bougainville, che si accorsero già tre secoli fa che in Polinesia c'erano dei bianchi alti, belli, li definisce il Bougainville, e per cui il fatto che siano rimasti sia anche lì monumenti megalitici, come per esempio il grande megalite il trilite di Tonga, ma non solo, Nad Madol ed altri ancora, insieme con miti, leggende, ma anche nella lingua polinesiana si trovano delle correlazioni straordinarie, si possono addirittura trovare correlazioni tra le piattaforme sacre dei polinesiani, le cosiddette Marae, con il mondo addirittura dei Feaci raccontato nell'Odissea, ma ci sono anche molte altre correlazioni con l'Odissea e anche con l'Iliade. E tra l'altro non sono stato in alcuni casi neanche io il primo a dirlo. Io ho semplicemente messo insieme e aggiunto qualcosa a questo enorme puzzle plurimillenario. Per cui vorrei dire che c'è tutto un insieme, e io a questo punto vorrei ancora fare questo strano esempio di rapporto, che non è unico perché altrimenti potrebbe essere una combinazione, tra il mondo classico, il mondo sumerico e il mondo irlandese. Perché in Irlanda c'è un famoso monte Errigal, Eragail in lingua gaelica,
che fa parte di un gruppo di montagne vicine tra loro chiamate le Sette Sorelle. Ma le Sette Sorelle sono le Sette Pleiadi in tutte le mitologie. Le Seven Sisters, se vengono chiamate in Irlanda. Bene, c'è un inno mesopotamico al dio Marduk, molto antico, molto precedente all'epoca cristiana, tanto per essere chiari, in cui si parla del grande dio Errigal e delle sette Pleiadi che stanno insieme, le valenti Pleiadi col dio Errigal che corrisponde ad Erragal. Per poi c'è ancora da dire, ancora, ma potrei parlare per ore di questo argomento, che la dea Maka, che l'abbiamo trovata come Maia, la dea della terra nel mondo latino, che probabilmente è il nome della dea protettrice di Roma, ma abbiamo anche trovato Maka, che sarebbe la Mecca, e sarebbe la Mecca chiamata Maka al-Mukarrama, la Santissima Meia, la Santissima Mecca, e poi la Santissima Maia, e poi troviamo addirittura Maka, che è la dea della terra, tra i Sioux Lakota, proprio quelli dei film di John Ford. Maka, Maia, e li ritroviamo anche in Cina, li ritroviamo dappertutto. Ed è questo, credo, la grande novità. Ma se dovessi appunto parlare ancora, credo che potremmo arrivare anche fino a mezzanotte a parlare. Ormai ci siamo anche, tra l'altro. Allora, sì. Io rifaccio vedere il libro di Felice, rimandiamo perché insomma ci sono tanti altri spunti da leggere, ma è bello anche leggerli. I misteri della civiltà megalitica, storie della preistoria del mondo, il nuovo libro di Felice Vinci, che sicuramente accenderà ancora di più l'interesse e la curiosità per questi argomenti. Felice, grazie davvero di avercene parlato, di essere stato con noi. Grazie a te Fabio, grazie a tutti gli ascoltatori, a tutti quelli che vedranno questa trasmissione. Grazie. Alla prossima, grazie mille.